fatto questo warm up in generale, a partire con la ricezione, a partire con la difesa, così. Poi è vero, dopo il primo lavoro di 30-35 minuti, dove abbiamo lavorato tecnicamente in base ai giorni che siamo, c'è un 3-4 minuti dove loro scaldano la spalla, e quindi c'è un attacco a coppie, è vero, questo qui lo teniamo sempre questi 3-4 minuti, e poi si parte più sulla parte globale e generale. Finito la parte globale, quindi dopo aver fatto un lavoro sintetico, una parte del lavoro globale, la parte dell'affinamento, a volte guidata o non guidata dal preparatore, quindi con stretching, e diciamo che l'allenamento singolo è finito in questo modo qua. Per quanto riguarda il contenuto, quindi l'idea può essere quella di dire: ho un argomento principale che sviluppo e gestisco nell'esercitazione globale, che vado però prima a sottolineare con esercizi analitici o sintetici, o qualche volta usi degli schemi diversi? No, dipende. Noi, come oggi il primo giorno della settimana, siamo in ufficio, abbiamo lavorato mentre le ragazze sono con il preparatore, abbiamo lavorato sul video della partita che avremo sabato. Quindi, lavorando i primi giorni sul muro difesa, iniziamo sul lavoro tecnico individuale sicuramente, perché lo usiamo come riscaldamento vero e proprio dell'esercitazione. Quindi, in più, la seconda parte di questo, diciamo, riscaldamento tecnico, okay, va messa in pratica con quello che sono le richieste tattiche della partita di sabato. Per cui entriamo sul dettaglio, diciamo, generale, specifico, ok, con un lavoro analitico e poi subito sintetico, per poi riportarlo tutto nella fase di gioco di globale. Però tutto viene riferito, soprattutto nel lavoro di muro difesa, sull'obiettivo del sabato. Diciamo che i primi due giorni di lavoro sono un riscaldamento tecnico con un'azione sintetica tattica, ok, è globale, logicamente tattica, però il riferimento alla partita del sabato, okay? Il cambio palla è molto più gestito, soprattutto nei primi due giorni, sul discorso personale della squadra, sull'identità della squadra, e sugli obiettivi tattici della squadra invece solo l'ultimo giorno, dove pensiamo a concentrarci su tipologie di schemi che dobbiamo fare contro quella squadra che abbiamo fatto. Allora, prendiamo una seduta, diciamo, standard, quella del giovedì, che forse è quella, no, che segue queste sedute di inizio settimana e precede magari quella puramente tattica del pre-gara. Proviamo a dare delle percentuali, no? Quindi, non so, 2 ore di lavoro, quanto dedichi al globale, quanto dedichi al resto, e dopo entriamo più nello specifico del lavoro globale. Sì, sull'essere cambio palla, sull'identità della squadra, lavorando sempre in campi, perché abbiamo la fortuna di lavorare in due campi, lavoriamo con i centrali e i palleggiatori sulla zona del, diciamo, su un secondo campo, più sulla precisione dei palleggiatori, quindi avremo delle free ball, delle difese dei centrali, situazione di alzata dei centrali su difesa del palleggiatore, mentre nel campo principale, con l'aiuto anche degli opposti che faranno sia battute che ricezioni di palla corta, lavoriamo sulla tecnica individuale di ricezione, okay? Sulle competenze, quindi sui conflitti di ricezione, e lavoriamo, diciamo, questi 30-35 minuti sull'effettivo servizio della squadra avversaria fatto dagli assistenti allenatori. Dopodiché passiamo direttamente sul campo, quindi riscaldamento d'attacco con libero e ricettore che riceveranno sempre. Noi abbiamo una particolarità, nel senso che i centrali comunque che lì lavorano sul muro, e poi faranno il contrattacco, l'uscita di contrattacco sull'attacco dei laterali. Okay, poi si passa questa ora ai 15 minuti, ora ai 10 minuti effettiva di gioco di cambio palla, che sono dei globali con degli obiettivi che possono essere obiettivi sul punteggio, obiettivi tattici o esclusivamente situazioni che vogliamo riprodurre sulla nostra squadra. Quindi diciamo che
nelle due ore l'abbiamo diviso su 30 minuti di lavoro tecnico tattico specifico, sul lavoro di attacco, di riscaldamento, di attacco su 10 minuti, 10-12 minuti, poi un'ora, un'ora e 10 di globale. Quindi possiamo dire dai un 65%, dai, per cercare di dare dei numeri. Sì, sì. Per 65% sul lavoro globale, certo. Allora, parlando proprio solo invece dell'esercitazione globale, nell'intervista con Davide Bastanti ti abbiamo un po' preso in giro ricordandoci i tuoi punteggi, nel senso che mi ricordo le nostre amichevoli, mi ricordo insomma che sfruttavi molto punteggi speciali per sottolineare delle situazioni particolari o per premiare o a differenza insomma sottolineare proprio tecnicamente delle situazioni magari tecniche, analitiche a cui tenevi in quella amichevole, in quell'allenamento. E con Davide scherzavamo che delle volte era veramente complesso stare dietro ai tuoi punteggi, però insomma, scherzi a parte, e parliamo di globale, perché io spesso dico che è molto sottile la differenza nel globale tra allenare tutto e allenare niente. Quindi quale chiavi usi per trasmettere al giocatore che non stiamo facendo gioco, ma stiamo allenando o situazioni individuali tecniche o situazioni di squadra? Sì, il punteggio secondo me va a sottolineare quello, cioè l'obiettivo all'inizio, anche qua con la mia squadra, è quando comunque arrivano i giocatori nuovi, all'inizio quando c'è un sistema particolare di punteggio, la prima risposta del nuovo atleta è: va bene, l'importante è che facciamo tutto. E quindi questo qui già ti dà l'idea di quello che stai facendo, non sta ponendo l'obiettivo vero e proprio. Poi quando iniziano a capire, come quando giochiamo o con la maglietta diversa, perché in questo momento stiamo giocando, ma sto cercando di mettere in gioco un pochino più i miei centrali, problematiche anche di tempo, perché abbiamo la palesatrice da 20 giorni, abbiamo preso, quindi sto spingendo un pochino più i centrali, quindi stiamo facendo dei punteggi speciali per i centrali, sia non solo sul discorso del cambio palla, ma anche del break point. Quindi l'obiettivo ormai la squadra poi inizia a capire, è vero che tante volte l'impatto della prima volta è difficile, poi iniziano a capire qual è la logica dell'esercitazione e iniziano a capire che nell'aspetto tecnico c'è l'aspetto tattico che aiuterà la squadra a vincere, no? Quindi si parla di vincere, non solo il discorso di vincere una partita, proprio identificare la squadra e proprio questa identità di capire che noi dobbiamo vincere il rally, quindi fare il possibile per vincere il rally. Oggi cosa è importante? Ci manca il contributo dei centrali, quindi sto spingendo nelle situazioni che stiamo facendo da 2 settimane, ok, sempre queste 2 volte su 3 l'obiettivo principale è il centrale deve fare punto. Ok, il centrale deve fare tutto. È vero che se il centrale non fa punto, ok, rigiochiamo una seconda palla per il laterale, nel senso fa punto un laterale, ok, dobbiamo confermare questa palla qua, comunque sia con l'attacco del centrale, anche se è una palla semplice. Quindi tante volte nella tattica noi escludiamo i centrali perché abbiamo il laterale forte, sì, però la squadra gioca, diciamo, come parlavamo con la palesatrice deve essere il cameriere della squadra, nel senso deve essere quella gentile che mette a tutti, la portata lì alla portata di tutti, la cosa più semplice è a chiudere, a fare il punto. E se non hai centrali credibili, se non hai, fai vedere che hai credibilità in queste cose qui, comunque la fatica di fare il punto diventa sempre, si amplifica nella durata del match, perché se tu continui a non usare i centrali, l'altra squadra, che non è di livello super scarso, si adatta a quello che stai facendo e pian piano ti viene a prendere. Dal punto di vista del punteggio, pensi che no, il punteggio porta anche magari il giocatore a rifugiarsi nei colpi nei quali è più sicuro, si sente più sicuro, quindi hai questo utilizzo magari di situazione globale dove alleno la tecnica individuale, quindi non propongo un punteggio e quindi magari è basato sulle ripetizioni, magari premi in qualche modo la ripetizione corretta, e un sistema invece a punti dove sì, la richiesta può essere anche tecnica, però come dicevi adesso l'importante poi è fare punto. Quindi esistono questi due momenti. Ci sono due punti di vista, no? Il fare punto o il come fare punto. Logicamente secondo me gli esempi anche nella mia squadra ce li do, e
e tante volte gli do del bravo, no? Perché sta provando anche sull'errore una cosa diversa. Quindi diciamo dobbiamo premere il coraggio di quello che stiamo anche facendo, il coraggio di cambiare. Il perfetto sarebbe cambiare con il punteggio, perché questo qui, e quindi nel fare questo invece abbiamo più bisogno, anche io mi rendo conto che tante volte devo rimettermi con il muro finto, cioè più importante secondo me la situazione sintetica che globale, però non posso dire che non ho giocatori che sbagliano perché stanno provando, ok, è vero, perdono il punto, però lo fanno, li vedi con una faccia diversa, nel senso che lo vedi che l'hanno provato per farlo e non gli interessa in questo momento dell'errore, perché poi lo recupererà. Dall'altro punto di vista è anche vero che tutti sappiamo quando sta 24-24 questo attaccante attaccherà diagonale, certo. Abbiamo bisogno del muro diagonale e farà punto sulla diagonale, quindi lo sappiamo, però per arrivare fino a quel punto lì, mettere in difficoltà la squadra avversaria, è vero, non è una cosa limpida al 100%, però nelle fasi di gioco secondo me provare ad avere il coraggio di cambiare qualcosa porta quel piccolo cambiamento che poi nel momento importante potrebbe fare la differenza. Però prevedi un allenamento globale senza punteggio, per esempio contando il numero di ripetizioni, dove lasci proprio libero il giocatore, o meglio costringi il giocatore magari al gesto tecnico che per lui è meno facile, oppure in tutte le esercitazioni globali tu metti il punteggio? No, cioè, il punteggio secondo me alla fine ci deve essere, può essere anche il punteggio normale, nel senso che qualcosa dobbiamo andare a cercare, però come ti dicevo possiamo anche giocare 6 giocatori contro 2 muri finti e un giocatore centrale che muore centrale, nel senso che non è solo esclusivamente la ricerca per dire abbiamo messo delle mani finte sul muro, sul muro fatto diciamo dal muro del fake block, quello che chiamiamo, e dove loro cercano questa manina gialla, che se è la manina laterale, la mano laterale sinistra o destra del centrale o del laterale, del posto 4 o del posto 2, per cui questa qui è una cosa importante dove noi lavoriamo con ripetizione, con una battuta, una situazione di palla facile, una situazione di difesa, dove loro la ricerca è lì, poi sono, diciamo, c'è il filone, ci sono i 3 giocatori di posto 4 che aspettano il loro momento per entrare. È vero che abbiamo sempre, come ti dicevo, la nostra facilità è che abbiamo un secondo campo, quindi non c'è il filone, la fila, che devono aspettare il loro turno, come adesso, no? Le squadre sono di 14, prima eravamo di 12, quindi era ancora, diciamo, meno limitati. Anche di 10 li abbiamo avuto. Sì, a volte, scusa. Però diciamo con 14 giocatori, secondo me, bisogna sempre creare, se è un campo solo, bisogna sempre creare anche una dinamica dove riesci a coinvolgere tutti. E questo è importante, come ti dicevo, anche diversificare il lavoro della mattina. Noi a volte la mattina facciamo 3 gruppi di 30 minuti di lavoro, e loro partono, il primo gruppo arriva alle 9, alle 9 e un quarto è pronto e lavora fino alle 10, quindi lavora 45 minuti con la palla, però già alle 9 e tre quarti arriva il secondo gruppo e lavora poi fino alle 10:45, alle 10 e mezza arriva il terzo gruppo, quindi diciamo che per gli allenatori esatto, dove loro però possono fare queste ripetizioni dove il pomeriggio lascerebbero un pochino più di non momento di concentrazione. Dualismo analitico e globale. Esercitazioni analitiche, quindi molte ripetizioni ma non in un contesto reale. Esercitazioni globali, contesto ideale ma difficoltà ad ottenere un numero sufficiente di ripetizioni. No, io sono assolutamente che l'analitico è un riscaldamento a un certo livello, soprattutto non a livello giovanile ma nel nostro, quindi diciamo che io lo uso veramente pochissimo. Per me la pallavolo è sintetica, qualsiasi tipo di esercitazione, dal riscaldamento prima di arrivare al lavoro di 6 giocatori in squadra, poi può essere un 6 contro 6 o un 6 contro, come dicevamo, sul muro finto, sugli obiettivi, sulle traiettorie, eccetera eccetera, comunque sia il sintetico è la base per me della pallavolo, perché è il momento in cui tu hai la ripetizione dell'azione di gioco, anche se hai solo 3 giocatori nel campo, e quindi quella situazione là è, diciamo, l'analisi vera
parlando della situazione di gioco spezzata a tre giocatori, ma è il sintetico di creazione, quindi in tutto quello che faccio è assolutamente dai riscaldamenti al propedeutico, arrivare prima fino al globale, ho tutto sintesi, quindi non c'è mai un giocatore unico nel campo che prova esclusivamente, no, deve essere l'azione di più giocatori, l'azione di più